già la liturgia eucaristica ha in sé quella che è la guarigione, la consolazione, no? E la liberazione. Allora, se può spiegare per quale motivo, magari, ecco, molte volte nel contesto di una celebrazione eucaristica c'è anche un momento di preghiera legata alla guarigione, come va inserita, perché già la messa ha in sé questi connotati. Lo vedremo in questi giorni, perché vedremo come nella messa c'è un momento di guarigione, un momento di liberazione, un momento di consolazione, ossia questi tre aspetti già sono nella Santa Messa, come sono in tutte le forme liturgiche, tutte le espressioni liturgiche, tutte le celebrazioni liturgiche. Questo non ci vieta di pregare fuori dalla liturgia per la consolazione, la liberazione e la guarigione. Ma già nella liturgia abbiamo dei momenti in cui il cristiano chiede la guarigione, la liberazione, la consolazione. Tra le cose che ha detto, una cosa bellissima che ho sentito è che Gesù col suo corpo, durante la messa, col suo corpo della Chiesa, pregano il Padre. Il l'inno di ringraziamento sa direttamente da Gesù durante la messa. Questo durante la preghiera liturgica. Ora, durante la preghiera non liturgica, questo non avviene? No, avviene ugualmente, perché è sempre Gesù che prega. La differenza... Sono differenze che facciamo prima. Però, ecco, sembrava da come... che la preghiera non liturgica fosse qualcosa di inferiore. Inferiore. La Chiesa vuole questa distinzione, per dire, ufficialmente la Chiesa prega in questa maniera e in questi momenti. Però raccomanda di pregare oltre che sia il singolo sia una comunità, può pregare, perché è il comando del Signore. Pregate, pregate sempre, senza mai pregare. Un'altra cosa, un'altra domanda. Un'altra cosa che ha detto è che mentre tre o quattro pregano, ad esempio, la liturgia delle ore, tutta la Chiesa è in comunione con loro a pregare, mentre magari 10.000 dicono un rosario, questo... quasi l'incongruenza, in realtà è lo stesso, cioè sempre Cristo che prega, però come preghiera ufficiale la Chiesa riconosce la liturgia delle ore, la quale se è compiuta così anche da 3-4 persone è sempre preghiera ufficiale della Chiesa, mentre per il rosario avrei qualche difficoltà, ma mettiamo la Via Crucis, no? O qualunque altro esercizio di pietà, è sempre una preghiera privata che la Chiesa incoraggia, benedice, però non è la preghiera della Chiesa. Va bene? Cerco di risolvere il problema in questo modo, Padre Matteo. Possiamo dire tutte le altre preghiere fuori dalla liturgia possiamo vivere o prolungamento o preparazione. È importante però che tutto confluisce alla liturgia stessa, l'Eucaristia, che noi sappiamo la fonte, diciamo la Chiesa fa l'Eucaristia e l'Eucaristia fa la Chiesa, come fonte e culmine, no? Quindi è importante di non andare per conto nostro, quindi anche un incontro privato, come adesso il nostro, di preghiera, sia, come si dice, confluito, quindi indirizzato, incanalato all'Eucaristia, perché nell'Eucaristia, nei sacramenti, la Chiesa veramente, come dice il Concilio, esprime la sua vera identità. Addirittura, possiamo dire questo, non so, anche la Chiesa quando va a fasciare i lebbrosi non sta esprimendo la sua vera identità, la vera natura sua. È una conseguenza questa. Ma proprio nella liturgia, cioè la Chiesa vive la sua identità piena, proprio per questo si dice ufficiale, proprio lì, proprio, non so se ho reso un po' l'idea. C'è anche questo è tutto vero, la Chiesa è gelosa dei suoi riti e non vuole inquinamenti e alterazioni, tant'è vero che noi abbiamo il canone, cosiddetto, la parte fissa che non si tocca. Appunto perché vuole mantenere sempre la purezza della dottrina, la purezza dell'espressione, per cui fissa i riti, le parole, le formule, per tutelare così la nostra fede e per indirizzare bene il cristiano nella preghiera.
è che perché non vuoli aggiunte. A volte sembra un'esagerazione, però hai i motivi. Quando per esempio è detto nel documento che dopo le ore canoniche, neanche dopo le ore canoniche, dopo le lodi, dopo i vespri, si può aggiungere una preghiera di guarigione. Che male ci sarebbe, non so che male sarebbe. Aggiungere una preghiera di guarigione, no, perché è un'aggiunta che può alterare il rito. Le ore sono quelle, la preghiera è quella, la messa è quella, senza aggiunte. Anche per prevenire abusi, perché tante volte noi aggiungiamo del nostro. La Chiesa non vuole aggiunte arbitrarie perché non garantisce tutti gli altri interventi nostri. Questo è anche un difetto nostro. Tante volte noi facciamo le cosiddette messe carismatiche, dove ci mettiamo di tutto e alteriamo un poco. Ho consultato i liturgisti romani, hanno detto: se volete essere proprio larghi, larghi, almeno non toccate il canone. Nel canone non aggiungete nulla. Ci sono poi dei momenti creativi dove potete aggiungere qualche cosa. Poi, oggi per esempio, sono state fatte delle profezie, dei messaggi. Al rigore un liturgista dice, state facendo. Dopo la comunione c'è il silenzio, silenzio sacro, un grande silenzio, dove non si parla. Si può aggiungere una preghiera, una considerazione, c'è il post comunio, a forma di post comunio, ma aggiungere visione, aggiungere profezie, non è secondo la liturgia. Io preferirei, per essere più in clima liturgico, che eventuali profezie, eventuali visioni, eventuali messaggi siano raccolti, come anche dice un po' c'è un'indicazione nel testo dell'istruzione, e vengono dette dopo, durante la messa il Signore ha dato questa visione, durante la messa c'è stato questo messaggio, in modo che noi possiamo usufruire di questa ricchezza di Dio, ma non inquinare il rito sacro. L'adorazione eucaristica. L'adorazione eucaristica è una preghiera liturgica o no? E tutto ciò che è nei libri liturgici è liturgia. I sacramentari sono liturgia, perché tutto ciò che è regolato dalla Chiesa nei libri liturgici, che sono 7 o 8 libri liturgici, tutto questo materiale è celebrazione liturgica e va fatta secondo le regole liturgiche. Non è detto che noi non possiamo usufruire dei formulari liturgici per le preghiere private, però quando si fa un rito, anche una semplice benedizione, o si celebra un sacramentale, per essere celebrazione liturgica deve essere fatto nei modi stabiliti dalla Chiesa, con le vesti liturgiche, con le modalità liturgiche, con i fondi formulari liturgici, perché la Chiesa è gelosa dei suoi riti ed è attraverso i riti che manifesta la salvezza che Cristo opera nella sua Chiesa. Vediamo se riesco a formulare bene la domanda. Lei stamani ha parlato del concilio, poi ha fatto riferimento al concilio di Pistoia. Ha parlato di questo ritardo che è stato poi rivalutato dopo 50 anni, se non ho capito male. Più o meno. Anni 200. Si conclude nel 1787, mi pare, se non vado errato. Sì. Allora, io volevo sapere se questi ritardi in un certo senso provocano la Chiesa una spaccatura, oppure permettono che la Chiesa sviluppi una coscienza. E allora, perché questo poi lo riportavo
se mi consente il paragone, anche al passo che avete Fabio ha spezzato poco fa. In effetti Zaccheo mi sembra che rientra proprio in un momento in cui Gesù si presenta quasi in opposizione alla Chiesa stessa, cioè va contro. Quindi in questo caso ho visto anche un parallelismo, però non capisco se per la Chiesa questa è una nota negativa oppure è una coscienza che va al di là. Non è una nota negativa, ossia la verità si fa avanti ad aggiraggio, ad aggiraggio. Questo nell'illuminismo cattolico si affacciò questa verità, però in un contesto eterodosso, perché queste formulazioni venivano connesse con dottrine erronee, erano gli spunti ottimi che la Chiesa poi ha maturato di anni, però nel contesto in cui venivano presentate non potevano essere accettate. Ecco perché con la bolla d'autore Mefidei Paolo VI, cioè Pio VI, rigettò tutte le conclusioni del Sinodo di Pistoia, pur contenendo delle verità, pur contenendo degli spunti, ma nel modo come venivano presentate queste verità non erano accettabili, almeno in quel momento. Però le chiese le assorbiva perché erano delle esigenze che si notavano proprio nella Chiesa, perché nel Sinodo di Pistoia c'erano anche degli uomini santi, delle persone sante che sentivano queste istanze. La Chiesa però ha assorbito queste istanze e le ha maturate per poter poco a poco sotto l'azione dello Spirito. Io invece voglio riferirmi un po' a quello che diceva Fabio e volevo dare, se era possibile, un suggerimento, visto che se si poteva aggiungere, più che una domanda. Perché sa di miracoloso quasi questa confessione di Zaccheo, cioè l'immediatezza. Durante la tua esposizione hai parlato del padre, del figlio, ma io penso che l'azione è stata anche dello spirito. Cioè, penso che lo spirito ha preparato il cuore di Zaccheo a quell'incontro. E spesso anche noi, forse, quando incontriamo delle persone, accorgiamo se la persona ha già incontrato o l'azione dello spirito dentro di te, oppure è proprio lontana, è fuori. Quindi è molto più facile, chiaramente, incontrare e portare la parola di Dio, la misericordia, in quelle persone dove lo spirito già ha agito. Poi volevo dire una cosa a Padre Matteo. Stamattina penso che non sia passata inosservata a tutti quanti voi, perché a un certo punto c'è stata una novità, almeno per me che ci sono da tanti anni, è sembrata una novità quella di dire, di portare la parola della liturgia nella preghiera comunitaria. Onde evitare che, tornando a casa, nei nostri gruppi, si faccia confusione e quindi non si perde un po' quello che è stato fino ad oggi il nostro modo di pregare, vorrei che Padre Matteo in qualche modo facesse capire meglio come si può fare tutto questo ed eventualmente domattina, nella preghiera comunitaria, se possiamo esercitarci. Cominciamo da questa domanda. La preghiera comunitaria, per il semplice fatto che non è contemplata dalla liturgia e non si trova nei libri liturgici, non è meno importante, meno valida nella preghiera liturgica. Bisogna stare attenti perché è lo stesso Cristo che prega. Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Per cui come valore, come efficacia, è uguale alla preghiera. Dobbiamo credere che sia lo Spirito Santo che anima le nostre preghiere. Però la Chiesa dice, bene, pregate, però non è la mia preghiera ufficiale quella che io propongo, però consente di pregare, esorta a pregare, sia privatamente sia comunitariamente. Cioè, noi fa una distinzione tra preghiera ufficiale, che è quella liturgica, e preghiera non ufficiale,
però non da un apprezzamento, quasi che la preghiera ufficiale sia più degna, sia più alta, sia quella che è la più garantita, ma quella comunitaria non ha la garanzia dell'ortodossia che ha invece la preghiera ufficiale. Ho reso l'idea? Ossia la Chiesa si rende garante che le preghiere ufficiali siano espressione della fede e sia un modo corretto per pregare, ma non si fa garante che le nostre preghiere comunitarie siano espressione sempre corretta della nostra fede e possono contenere sempre la verità, oppure possono anche cedere in espressioni non corrette, perché non sono la preghiera ufficiale della Chiesa, cioè non sono garantite, però sono sempre preghiere buone. Poi l'altra è assurda, credo, dice. Ma è chiaro che tutto quello che avviene ad opera dello Spirito Santo, l'iniziativa della salvezza viene da Dio. Nessuno può credere se non è lo Spirito Santo dentro di noi, anche nell'uomo, a credere, perché la fede è una nascita o vita nuova, e come la nascita noi non ce la possiamo dare, la nascita fisica, così neanche ci possiamo dare la nascita spirituale. È un mistero. Pietro predica e se ne convertono 3.000, è la stessa predica, sono migliaia e migliaia di gente, ma soltanto 3.000 si convertono, quelli che erano destinati alla vita eterna, cioè i salvati. In quel momento la salvezza raggiunge 3.000 persone, ce n'erano 5.000, 10.000, 100.000, ma raggiunge 3.000 persone, cioè lo Spirito del Signore tocca 3.000 persone in maniera efficace, in modo che questi si convertano e credano in Gesù. Cioè l'iniziativa è sempre di Dio. L'uomo può rifiutare per la sua libertà, ma l'iniziativa viene da Dio. Sì, è giusto, è verissimo questo. Quello che dobbiamo verificare noi è essere noi vigilanti per cogliere quando lo Spirito è all'opera, come dire, approfittare del momento. È per noi l'oggi. Lo Spirito è sempre all'opera, non dobbiamo, noi che dobbiamo essere così attenti, così svegli, da capire quando lo Spirito ci sta provocando, tra virgolette, entrare noi all'opera e fare da tramite, fare da intercessori. Per quanto riguarda poi invece l'altra domanda che facevi, a parte quello che diceva Padre Matteo, ovviamente, dico, non è del tutto una novità per noi la preghiera cosiddetta a tema, tante, in qualche parte si fa. Che cosa significa questo? Significa che tante volte si sceglie una parola, oppure questa parola viene suggerita o viene data in profezia in un altro momento, e la comunità prega su quella. È una traccia, una guida, che ovviamente venendo dalla liturgia ti dà la serenità, tra virgolette, di sapere che quella parola è veramente mossa dalla Chiesa. È voluta. Quindi il tuo inserirti in quella preghiera significa che stai così, non hai scelto una parola a tuo uso e consumo, ma ti viene da quello che in quel momento liturgicamente la Chiesa ti propone. Ma ciò non toglie assolutamente libertà a noi, perché la parola è il tema, come se noi ci dessimo il titolo di un convegno, no? Oggi è giorno di festa. Su quello poi ovviamente è chiaro che tutto il resto, la preghiera, le intercessioni, le parole di conferma, devono confluire su quel tema. Allora vuol dire che lì veramente il Signore ci sta portando ed è quello che ci vuole dare. Ma il fatto che ci sia un tema che ci suggerisce la liturgia ci mette, tra virgolette, al riparo che quella, dal fatto che non siano scelte da noi queste parole, non mossi dallo Spirito Santo per meglio dire, ma che è la Chiesa che attraverso di lei, con il suo Spirito, ci dà il tema, ci dà il confronto, ci dà ciò di cui abbiamo bisogno, ci dà il nutrimento, insomma. Vorrei un po' di chiarezza.
Padre Matteo, vorrei un po' di chiarezza, visto che sono della vecchia guardia. Noi abbiamo sempre pregato, prima si chiamava preghiera di guarigione, adesso di intercessione per i sofferenti. Noi la facciamo sempre davanti al Santissimo. Parlo dei gruppi di Brescia come dei gruppi di Agrigento. E penso che non cambi niente, Padre Matteo, perché lì è Gesù vive vero, che ascolta la preghiera di ciascuno di noi e agisce. Agisce molto spesso. Adesso vorrei un po' di chiarezza da parte tua. Grazie. È una domanda interessante perché siamo nel vivo della istruzione. Cioè la preghiera davanti a Gesù sacramentato per ottenere la guarigione, se ha questo scopo principale, non è incoraggiato dalla Chiesa. Gesù sacramentato viene esposto per essere adorato. Non è proibito pregare, sì, anche per la guarigione, ma non può essere esposto Gesù e imbastire la preghiera di guarigione davanti a Gesù sacramentato, anche una bella processione eucaristica, a questo scopo. Questo è stato proibito. Ed è un po' angustia nostra, perché quale migliore preghiera noi possiamo fare davanti a Gesù, solennemente esposto? Non è Lui che guariva i malati, non è Lui che passando faceva del bene, liberava, che male ci sarebbe esporre Gesù e pregare per gli ammalati perché guarissero. Però la Chiesa, per evitare esagerazioni, per evitare storpiature, vuole che l'istruzione del Santissimo sia principalmente fatta per adorare il Signore, non per chiedere guarigione al Signore. Bisogna mettere a nessuno, tanto meno lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo sa agire come vuole, come, quando vuole. Vogliamo piuttosto essere obbedienti alla Chiesa, figli obbedienti. La Chiesa ha dovuto ricorrere a questi ripari perché c'erano degli abusi. Se non ci fossero stati degli abusi, la Chiesa non avrebbe proibito nessuna preghiera davanti a Gesù sacramentato. E allora, per ovviare a questi abusi, la Chiesa ha fatto questo, insomma, ha fatto questo documento. Figli obbedienti, dobbiamo stare a quanto la Chiesa ci ha detto. Però guardate, davanti a Gesù sacramentato, noi possiamo pregare per la nostra conversione, possiamo pregare per il risanamento interiore nostro. In maniera particolare, quando si parla di guarigione, nel documento parla di guarigione fisica. Guarigione fisica. Poi non sappiamo come ha potuto conciliare il redattore del documento tutte quelle guarigioni che avvengono a Lourdes, proprio nella processione di Gesù sacramentato. Nei santuari si faceva nelle processioni, appunto, da mese agli ammalati, perché al passaggio di Gesù avvenissero le guarigioni. Ma le disposizioni sono queste e noi dobbiamo osservarle. La ringrazio di questa precisazione. E io chiederei che sarebbe utile, visto che c'è una specie di stile nel rinnovamento di queste preghiere di intercessione e di guarigione, che andare a ritornare a casa con delle precise indicazioni, come già lei ha fatto, in modo di coniugare quale è lo spirito e lo stile che si usa da anni, e stando in piena armonia con le indicazioni pastorali, perché sì, io sono chiesa, voglio essere chiesa fino in fondo, senza contrasti anche di applicazioni in queste
esplicazioni di preghiere di intercessione. Seconda cosa, più che una domanda è un augurio. Io mi domando, anche nella mia parrocchia, quando si vede la gente che diminuisce, sbadati, e magari ricordando anche, non so, gli incontri quando c'era tardi, si raddoppiava in certo modo il numero delle presenze a Rimini perché c'era potenza di intercessione, mentre quando diminuiva anche in certi altri casi c'era diminuzione parallela. Ora, io mi sono messo davanti e ho detto, credo che qui quando c'era un sacerdote, o anche nell'ultima chiesa, o anche quel padre che mi arrivava dalla missione che ha fatto il calice con la mollica di pane perché c'era persecuzione, forse quella messa lì non...